Ciao, siamo con Paolo Severi, ideatore del progetto Zero Relativo. Di cosa si tratta? Zero Relativo è un sito di annunci però di baratto, dove è espressamente indicato nelle condizioni che non si usa denaro. In sostanza io inserisco un mio oggetto, un mio annuncio, e quell'oggetto diventa la mia moneta. Vado a fare delle offerte oppure le ricevo e decido se accettarle o se rifiutarle. Il progetto è online dal 12 dicembre del 2006, in questo momento stiamo facendo circa 160.000 accessi mensili, ci sono quasi 11.000 barter iscritti da tutta Italia e da quando riusciamo a monitorare i baratti, che è circa un anno e mezzo, ne sono stati effettuati circa 12.000, quindi è una cosa che sta andando molto bene, soprattutto in una città come Milano dove c'è una comunità molto forte e molto attiva. Ritengo che il baratto sia una cosa molto più moderna di quello che si pensa, soprattutto quando è mediato dalle moderne tecnologie, insomma, online. È nata in un modo molto semplice, cioè avevo un divano che non volevo gettare nella spazzatura, l'ho venduto online a un euro. Ma se al posto di quell'euro mi avessero offerto un libro, per me sarebbe stato ancora più interessante. Non c'era nulla del genere, quindi è nato Zero Relativo. Quindi un'idea molto sana è nata semplicemente. Zero Relativo perché lo zero è come il valore di un oggetto inutilizzato, è relativo perché ognuno attribuisce a quell'oggetto il valore che ritiene più opportuno. A me piacciono molto i baratti dove ci sono prodotti alimentari. Ad esempio uno, quelle birre lì, le abbiamo barattate per l'ingresso in fiera e proprio oggi ce l'ha portate un barter, oppure un utente che ha barattato il patè di olive di Gaeta con una borsetta portacosmetici. E quindi ecco, sono molto curioso. Io ritengo che tutti i baratti in generale siano curiosi proprio per come nascono.